Wow 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 ragazzi, buonasera e benvenuti in un nuovo video. Oggi guardiamo questo bellissimo motore che, cavoli cavoli, si è completamente bloccato, grippato, grimato. Non so cosa sia successo, voglio condividere con voi che cavolo è successo. Adesso lo andremo a sfruttare tutto. Questo è un motore biturbo, pensate, ha un casino di chicche, passaggi dell'olio, cose che adesso vedremo insieme. E sono proprio curioso di sapere cosa con voi cosa è successo e iniziamo a smontare. Spoiler, prima di smontare dovete sapere che questo motore ha rotto le turbine biturbo. Macchina abbastanza recente, abbiamo capito che il problema era di lubrificazione delle turbine, ma dopo si è rotto anche il motore. La cosa furba, o meglio dire stranissima, è che dopo aver inserito un po' di olio al motore, il motore stesso girava come un violino, non si sentiva niente. Ma com'è possibile che un motore che ha girato senza olio e che ha un danno interno non si senta niente? Ecco, fino ad oggi io pensavo che non fosse possibile, un minimo di rumore si doveva sentire. Invece no, questo girava come un violino e dopo qualche chilometro si è completamente grippato senza produrre il benché minimo rumore. Per questo sono curioso di capire cosa sia successo. E adesso ci infiliamo i nostri bellissimi guanti da bravi dottori dell'auto. Ci scendiamo un po' giù nei colli e andiamo a smontarci questo bellissimo motore. Sono proprio curioso di capire che cavolo è successo. Ci vorrà un po', quindi buona visione. Adesso smontiamo il sottocoppa compreso di pompa dell'olio, signori, la pompa dell'olio. Questo non si vuole svitare. Mannaggia, sta catena. Tiriamo via l'ingranaggino, qua facciamo prima. Giusto per dare due note tecniche su questo splendido oggetto, parliamo di un motore BMW 2000 biturbo, già con un casino di elettronica attaccata sopra. Adesso qua vediamo il motore nudo, che ovviamente sembra un po' come un gatto dopo che gli abbiamo bagnato il pelo, un gatto senza pelo, sembra che non c'è niente, ma poi se ci aggiungiamo le cose intorno, si riempie. La macchina in questione, senza farvi vedere le targhe, è quella là, la BMW che c'è lì dietro. E adesso procederemo con lo smontaggio delle parti interne per vedere che cavolo è successo su sto motore e capirci un po' di più. Oh, abbiamo smontato il sottocoppa, pompa dell'olio, ingranaggio e questo lamierino che non so cosa serva per sbattacchiare l'olio e favorire la lubrificazione. Probabilmente quelli di BMW sono molto intelligenti. E adesso vi faccio vedere cosa c'è sotto. E voilà ragazzotti, ragazzotti miei, eccolo qua il motore smontato, l'interno del nostro propulsore, della potenza, la potenza. Allora, una prima occhiata qua. Io già guardando qua, allora, devo dire che nella coppa sono state rinvenute delle belle porzioni di limaia. A un occhio attento qui, anche con un occhio attento in realtà non si vede una cippa, perché non ci sono segni di alte temperature, tranne questo qua. Qua c'è un lieve segno di alta temperatura, questa riga qui, ma per il resto il nostro albero a gomiti sembrerebbe addirittura ok. Questi sono, vi ricordate sulla Jaguar, gli alberi di bilanciamento per smorzare le vibrazioni? Eccoli qua. A vedere così non vediamo nulla, ma andiamo a tirar via questi componenti qua e per scoperchiare un attimo le bronzine e vedere se c'è qualcosa. Ovviamente la limaia nella prima lavorazione, quindi nella sostituzione del turbo, non c'era, c'era dopo, quindi qualcosa sicuramente si era mangiucchiato prima, però senza produrre alcun sintomo, e poi è andato avanti dopo nei successivi chilometri. Sono andato a prendere l'arma segreta con la pistolina piccola, non c'era verso. Allora, abbiamo scoperchiato le bronzine di biella e ahimè nulla, ma adesso vi faccio vedere. Con l'abilità che Dio mi ha dato con le sole mani, perché questa è la dotazione tecnica, andiamo a vedere le bronzine. Allora, questa mi pare leggermente segnata, ma nulla di che, nulla da produrre il grippaggio. Infatti i pistoni, si vede, scorrono. Guardate il pistone che va avanti e indietro. Ok,
il pistone se ne va avanti e indietro, per cui vuol dire che non è grippato. E questo l'ho provato su tutti e quattro. Su tutti e quattro i cilindri non sono assolutamente grippati. Dovremmo quindi andare a smontare le bronzine di banco. Poi le bronzine sono qua intorno, io adesso non le ho tolte. Ne togliamo una per farvi vedere. Eccola qua. Se riusciamo a prenderla. Sta scema. Eccola qua, guardala qui, guardala. Ah, che bella che è. Non mi pare assolutamente abbia nulla. Fammi vedere un po'. No, assolutamente. A vederle così è leggermente segnata quella sopra, cioè si vede che c'è un segno di una scaldata, ma non c'è ancora segni di limatura o di grippaggio, se non lievi. Vabbè, proseguiamo, andiamo avanti a smontare sta cattrega. E signore e signori, finalmente ho smontato e adesso vi faccio vedere cosa ho trovato. Vi dico già che abbiamo scoperto cosa è successo. E papparabà, signori, allora, abbiamo tirato via le nostre belle bronzine di biella e vi faccio vedere un attimo i supporti. Guardate un po', guardate cosa si vede. Come al solito nella meccanica il colore ci dice tante cose. Queste ad esempio sono ok, ma questa, guardate un po', guardate che segno, colore blu, guardate che roba. Questa, ahimè, si è un po' bruciacchiata, si è grimata, un po' come quando fate la grigliata e vi dimenticate le costolette sulla griglia, mannaggia lui. Questo bullone che non sta lì, le costolette sulla griglia diventano nere, ecco il metallo diventa blu ed è segno di surriscaldamento. E guardate cosa ho trovato sotto, infatti adesso ahimè, adesso gira anche il motore, guardate questa bronzina, tutta completamente grimata, guardate che roba, questa ha girato, quando ha girato senza olio probabilmente ha iniziato a rigarsi e dopo poi andando è andata avanti. La cosa stupida è che non produceva alcun rumore e quindi avrebbe fregato praticamente chiunque, perché è vero che si è fatta una turbina, ma nessuno va a smontare un motore completamente e a vedersi le bronzine se non ci sono, diciamo così, problemi uditivi quando si va a inserire l'olio. È una questione anche di costi. Si va a smontare la coppa, se non si vedono limaie o cose strane non si smonta, ma ahimè. Da questa volta l'idea che noi almeno andremo a dare sempre un occhio di riguardo a questi componenti. Vi faccio vedere un attimo la bronzina com'è conciata perché è allucinante. Guardate, guarda qua, guarda, è grimata, non c'è più niente, è più sottile anche. Questo è per dire che cavolo succede nei motori quando basta una volta rimanere senza olio e poi il danno ormai è fatto. Potete cambiare tutto l'olio, mettere nuovo, fare quello che si vuole, ma se inizia a mangiarsi, ahimè, i giochi sono fatti. E dopo aver visto insieme questo prodigio della tecnica smontato, io spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato interessante capire come a volte un guasto può manifestarsi dopo l'evento nefasto. E vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti, malati di motori, ci vediamo alla prossima, ciao!